Salve a tutti ragazzi, un saluto da Andrea Meneo, operativi come sempre, siamo tornati con questo nuovo intervento. Ragazzi, ma come si sta vedendo che si sta avvicinando il calciomercato? Ma me ne state rendendo conto? Adesso le notizie veramente si rincorrono in una maniera incredibile e ovviamente il Cagliari non è da meno, perché anche sul Cagliari ci sono tantissimi articoli, tantissime notizie che escono fuori. Stamattina stavo leggendo le varie news dedicate al Castello e vedo saltare fuori una notizia che dice: Cagliari Benevento, possibile trattativa per portare Pisacane e Farias in Campania. E io dico: ma stiamo scherzando? Perché dico ma stiamo scherzando? Allora, su Farias faccio un ragionamento che ho già fatto. È chiaro che il brasiliano è un giocatore discontinuo, potenzialmente importante, ma sul campo di gioco, l'abbiamo detto tante volte, non fa la differenza, almeno quest'anno non ha fatto la differenza come avrebbe dovuto fare, e quindi su Farias possiamo eventualmente dire ok, ci potrebbe anche stare, nel caso una sua eventuale cessione. Ovviamente a determinate condizioni, soprattutto considerando di prendere un giocatore che possa sostituirlo là davanti, soprattutto in questo momento, considerando che adesso le prossime quattro partite le faremo senza João Pedro, non mi sembra molto furbo pensare appunto di cedere Farias. Però, al di là di questo, Pisacane. Pisacane, cioè nel senso, in questo momento, dal mio punto di vista, la difesa è quella che come difensori centrali deve essere toccata alla fine nel minor modo possibile, perché comunque alla fine abbiamo dei buoni giocatori, tra cui secondo me Pisacane, che è a tutti gli effetti, dal mio punto di vista, un titolare. L'ho già detto, nella difesa 3 che ha varato Lopez, per me i titolari sono Cepitelli, Romagna e Pisacane, con Andreoli in questo momento che si accomoda in panchina. E tu stai pensando di cedere eventualmente Pisacane al Benevento, che comunque a conti fatti è ancora pur sempre una diretta concorrente per la salvezza, perché finché la matematica ovviamente non la escluderà, sarà comunque una diretta concorrente per la salvezza. Ma siamo lì fuori, dico io? Siamo completamente pazzi? Ora, io non so se poi ci sia una richiesta specifica di Pisacane che vuole andare appunto, non lo so, in Campania, vuole avvicinarsi eventualmente al suo luogo di nascita, non lo so, insomma, visto che comunque Pisacane mi sembra che sia campano, ma mi sembrerebbe molto strano che Pisacane avesse fatto una richiesta del genere. Io credo che questo sia fantacalcio, fantamercato, chiamatelo come volete. Sarebbe da pazzi dal mio punto di vista andare comunque a rinforzare una diretta concorrente. Assolutamente, ma stiamo scherzando? Ma soprattutto con due giocatori che uno io lo considero titolare a tutti gli effetti, cioè Pisacane, e l'altro in questo momento, per quella che è la nostra rosa, ovviamente, un potenziale titolare, perché Farias per me è comunque un potenziale titolare. Poi lasciamo perdere tutti gli altri discorsi che abbiamo fatto appunto in queste settimane, ma per me Farias è un potenziale titolare per quelle che sono le risorse umane in questo momento a disposizione del Cagliari. Poi, ovviamente, lo sapete perfettamente, questo calciomercato di riparazione, per quanto mi riguarda, deve portare delle variazioni, deve portare dei rinforzi, e per quanto riguarda il reparto offensivo, 1-2 attaccanti di sicuro, in base ovviamente a chi esce dal reparto offensivo. Quindi se esce Giannetti, se esce Melchiorri, come si sta dicendo, adesso si sta parlando anche di un ritorno possibile e clamoroso di Han, non so appunto quanto sia vero, però considerando che il nordcoreano a Perugia non gioca, ieri appunto nella partita contro l'Empoli il mister del Perugia l'ha addirittura mandato in tribuna, quindi non lo so, si parla di un clamoroso ritorno di Han. Io sarei contento, ovviamente, lo dico subito, però nel senso bisogna fare le cose con raziocinio. Io credo che prima di tutto vadano fatti gli acquisti e poi eventualmente si può pensare a chi cedere. Questo lo dico, ripeto, a livello generale. Però se su Farias possiamo essere più o meno d'accordo, cioè ci possono essere quelli a favore e quelli contro, per me Pisacane è inamovibile, assolutamente. Cioè non ci sono dubbi da questo punto di vista. Quindi, io rispetto a questa notizia, veramente rimango basito. Spero che sia una notizia soltanto per vendere qualche copia di giornale o comunque per fare click appunto sull'articolo su internet. Perché se fosse vero veramente mi incavolerei come le bestie, lo dico subito. Per me Pisacane non si tocca, perché al momento è uno dei giocatori che comunque ci dà garanzia lì dietro, in quanto a performance, a motivazione, è uno che si impegna sempre. Quindi,
Per quanto mi riguarda, questa è una notizia che spero non sia vera. Però ho letto che appunto Cagliari e Benevento hanno iniziato a trattare, quindi non lo so. In attesa di altri aggiornamenti, questa è la mia personale opinione su questa vicenda. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi di questa possibile operazione di mercato. Fatemelo sapere commentando qui sotto il video. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su e iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo presto con altri nuovi interventi. Un saluto a tutti e ovviamente forza, grazie a tutti. Ciao ciao!